Due podi in quattro gare, Leclerc sorprendente terzo in Inghilterra dopo Hamilton con la Mercedes e Verstappen con la Red Bull. Come dire che la Ferrari è tornata a lottare con le squadre più forti della Formula 1, ma significa anche che la Ferrari sta intravedendo l'uscita dalla crisi? Beh, io direi proprio di no. Sappiamo tutti com'è andata Silverstone, sappiamo anche che senza le safety car e quello che è successo negli ultimi due giri la Ferrari avrebbe rischiato di prendersi un altro giro di distacco come in Austria. Però bisogna dire che da un lato Leclerc ha disputato una corsa eccezionale e dall'altro la Ferrari nei limiti evidenti della SF1000 ha saputo ottenere tanto da una macchina che non era sicuramente da podio. Leclerc ha corso con la saggezza di un pilota maturo, per la prima volta ha dovuto far violenza a se stesso, si è trattenuto quando Verstappen lo ha attaccato nel corso del primo giro strappandogli il terzo posto, poi si è messo al riparo da qualunque rischio, ha badato solo a mantenere il distacco minimo 4-5 secondi che aveva sulle McLaren. In altre condizioni certamente Leclerc non avrebbe ceduto così facilmente a Verstappen e sarebbe andato all'attacco della Red Bull. Ha capito che non poteva farlo, ha fatto violenza alle proprie qualità, ma è così che si diventa campioni. La Ferrari tutto sommato ha messo in pista una macchina accettabile, grande messa a punto, grande guida flautata di Leclerc che non ha forzato sulle gomme e alla fine è arrivato con molta fortuna il podio. Guai però a illudersi, insomma la Ferrari era più lenta di un secondo abbondante rispetto alla Mercedes ed era anche più lenta rispetto alla Red Bull. I recuperi lampo non appartengono a questa Formula 1 moderna. Io so che è poco, però in questo momento dalla Ferrari non si può pretendere di più, purtroppo. Certo, abbiamo usato parole un po' generose, un po' ruffiane, no, per una Ferrari che vorremmo vedere andare molto più forte e speriamo che queste parole non vengano smentite da quello che accadrà nella gara della prossima settimana, sullo stesso circuito e con la stessa macchina, e speriamo di poter brindare con un po' di champagne ancora invece che berci un caffè.